gomito, lui si è spostato senza rispondere assolutamente al tentativo di Calcaterra, è riuscito a dare l'ultimo colpo di reni. Calcaterra che, ripetiamo, è stato l'iniziatore della fuga a 50 km dal via, quindi 150 km per il tenace, per il bravissimo Calcaterra. In volata naturalmente non ha la grinta, non ha l'esperienza, vogliamo dire la cattiveria, non mi sembra il caso, perché O'Grady ha fatto una volata pulitissima. O'Grady che normalmente viene ricordato proprio per volate sempre al limite del regolamento, questa volta l'australiano è stato perfetto. Giudizio conclusivo su questa tappa di Pier Augusto Stagge. Ma penso che la tua chiosa sia condivisibile. Giuseppe Calcaterra è stato il grande protagonista di questa tappa, si meritava, come ha detto Davide, la vittoria, perché è stato un attaccante, perché ha voluto più di ogni altro che questa fuga andasse in porto, ed è riuscito proprio anche a fare un'ottima volata. Penso che di più non potesse fare. O'Grady era un attimo più fresco, forse è stato anche agevolato proprio dal fatto di prendere la ruota giusta, quella di Calcaterra, che si è trovato scoperto un attimo presto, e alla fine ha agevolato l'australiano, che però ha vinto pulito in maniera netta, e per Calcaterra c'è un secondo posto che lascia certamente l'amaro in bocca. E non cambia nulla in classifica generale, sempre lo spagnolo e il francese che cercano di arrivare comunque in settima e ottava posizione. E parliamo della tappa di domani, ricordiamo che il primo collegamento si inizierà alle 11.15, dalle 11.15 alle 13.55, poi sempre sulla terza rete dalle 15 sino alla fine. Allora, 189 chilometri, quindi già anche a livello chilometraggio abbiamo una considerevole distanza da coprire, da Grenoble alle Deux Alpes i chilometri sono 189. Analizziamo le salite che i corridori affronteranno, il via verrà dato appunto alle 11.15, proprio inizieremo proprio con la partenza. Allora, la prima salita dopo 70 chilometri di corsa, il Col de la Croix de Fer, 24 chilometri di ascesa con una pendenza del 5%. Poi al 123esimo chilometro il Col di Telegraph, 11 chilometri con una pendenza del 6,8%. Al 146esimo chilometro il Galibier, altri 18 chilometri di ascesa con una pendenza del 6,8%. E infine l'ascesa finale di 9 chilometri con una pendenza del 6,8%. Quindi se l'Aubisque e il Tourmalet sono le grandi, le tradizionali salite, mentre vedete, ecco qua O'Grady, il vincitore della tappa, l'australiano che ha già vestito per tre giorni la maglia gialla, se l'Aubisque, il Galibier, se l'Aubisque, la Fenn, il Tourmalet sono le grandi, le tradizionali salite pirenaiche, domani affrontiamo invece le grandi tradizionali salite delle Alpi. Cominceremo col Croix de Fer, il Telegraph, il Galibier e poi la salita delle Deux Alpes. Vogliamo parlare delle varie salite, la differenza fra le salite delle Alpi e quelle dei Pirenei. Le salite delle Alpi hanno una pendenza maggiore, sono più difficili, i Pirenei hanno meno curve, sono più rettilinee le strade, però quando fa caldo i Pirenei sono terribili. Però adesso fa caldo anche qui, quindi potrebbe anche essere questo un fattore di selezione. Quando fa molto caldo molti corridori non sopportano queste alte temperature, anche perché devono bere molto, e quando uno beve molto può avere anche dei problemi intestinali. Sono salite lunghe, partono sempre da 600-700 metri sul livello del mare, raggiungono i 2000 metri, addirittura il Galibier 2645 metri. La salita è la montagna più alta del Tour. È una delle salite più difficili perché è interminabile. Da prima c'è il Col de Toulograph e poi appena 2-3 km di discesa, poi Col de Galibier, 2000 metri di dislivello. Ecco, qui ci potrebbero essere gli attacchi dei Pantani, dei Piepoli, dei Bobby Julik, e siamo impazienti di vedere come sarà la reazione di Jan Ullrich. In difficoltà sui Pirenei, però l'impressione è quella che stia un po' meglio. Spero di sbagliarmi, naturalmente da italiano faccio il tifo per tutti i corridori italiani.
E intanto purtroppo non può raggiungere la nostra postazione il bravissimo Calcaterra. Il regolamento del Tour infatti vieta ai corridori di ritornare sulla linea del traguardo, quindi di raggiungere le postazioni dei vari telecronisti sino all'arrivo del gruppo. Quindi avremo questo primo sprint per il terzo e quarto posto, per il settimo e ottavo posto tra Diaz, Giusto e Guédon, e poi il gruppo, ecco, in testa ancora gli uomini della Telecom, certo che di fatica ne fanno questi atleti che si preparano proprio esclusivamente per il Tour de France, ed in effetti sulle strade di Francia gli uomini che ormai fanno parte del tradizionale schieramento della Deutsche Telekom sono sempre in gran spolvero. Ulrich ha riportato gli stessi uomini dell'anno scorso, vale a dire Allag, Bolt, N, Eppner, Rist, Tosching e Zabel. Poi il nostro Frattini che ha preso il posto di Lombardi. Quasi tutti tedeschi, ad eccezione del danese Rist e dell'austriaco Tosching. Eccoci con lo sprint tra Diaz, Giusto e Guédon. Hanno avuto coraggio, perseveranza, quindi è giusto anche che vadano a cogliere questo piazzamentino, settima e ottava posizione. Comunque, ripeto, per i francesi vale anche un'inquadratura di questo tipo al Tour de France per essere ingaggiati nelle riunioni che portano fatica, sì, disagi, trasferimenti, ma portano anche un notevole aumento nel conto in banca. E Guédon, vincitore l'anno scorso a sorpresa della Parigi-Roubaix, naturalmente gliel'hanno portata su un piatto d'argento, gli uomini della Lotto erano in tre, non hanno praticamente fatto la volata. Ecco Guédon che si piazza in settima posizione con Diaz, Giusto in ottava. Anche se si sprinta per la nona piazza, la maglia verde di Zabel è sempre là tra le prime posizioni. Naturalmente non perde occasione il campione nazionale tedesco nello sprint finale, tra l'altro, del campionato nazionale tedesco. Zabel ha battuto proprio Ulrich, non perde occasioni per incrementare il proprio vantaggio in questa speciale classifica, classifica nella quale ormai primeggia da parecchio tempo, come Virank primeggiava in quella per il Gran Premio della Montagna, classifica del Gran Premio della Montagna che vede al primo posto per il momento Massi e in seconda posizione Elli. Auguriamoci domani che Pantani riesca a scalare parecchie posizioni. C'è Roscioli là in testa, poi c'è N, ecco Roscioli sull'estrema destra, Chandri, N lancia lo sprint mentre Chandri alza il braccio nel tentativo di piazzarsi. C'è anche Poli in questo sprint. Si lotta per la nona posizione, però vedete con che impegno fanno la volata. In palio ci sono i punti per la maglia verde ed è proprio per questo che Zabel si impegna a fondo per conquistare i punti. I punti sono per i primi 25, quindi è molto importante per Zabel aumentare la propria posizione, anche perché nelle prossime tappe non c'è possibilità per lui di prendere punti. Tra lui e McKeown la volata. Ed è Zabel che vince davanti a Svorada e Kiwi, mentre ecco che c'è Staffi a centrogruppo, mentre avete visto il grande lavoro fatto dalla Deutsche Telekom durante tutta la giornata. Ebbene, anche nel finale di questa tappa avete visto come si sono lanciati in testa per tirare lo sprint a Zabel. Ecco che si informa, abbiamo visto, si informa José María Jiménez della Banesto come è andata la tappa. Ecco che la regia ci ripropone lo sprint di Zabel. Zabel maglia verde, alla sua destra Svorada, il campione nazionale della Repubblica Ceca. Svorada secondo, McQueen terzo, ed ecco qua Calcaterra. Calcaterra, hai ragione a sederti perché sarai stravolto dopo questa fuga fiume. No, oggi stavo bene, sono partito da una bella gamba e diciamo è tutto il giorno che mi sentivo bene. Purtroppo sono capitato in fuga con due o tre uomini molto veloci, sapevo che O'Grady era molto pericoloso. Ai 300 metri ho visto che hanno tentennato un po', sono partito io lungo,
pensavo già di alzare le mani e lui mi ha passato praticamente sulla riga, perso per un paio di centimetri. Niente, volevo dedicare questa vittoria a mia moglie, però è andata male, c'è la seconda volta che faccio secondo qua al tour e ci ho provato, speriamo di avere un'altra possibilità. E nel finale hai provato anche un paio di scatti, ti sei lanciato molto lungo, tu che velocista non sei, hai cercato quindi di vedere se la freschezza dei due velocisti, vale dire O'Grady e Van Bon, era tale da poterti impensierire. Purtroppo per te, ecco che la regia appunto ci ripropone Calcaterra, che ha il nostro microfono sulla destra. A questo punto hai questa reazione, cerchi di tenere lontano O'Grady, che però con questa botta, con questo colpo di reni, riesce a toglierti la soddisfazione. Ecco qua il photo finish per pochissimo. Sì, dopo 186 km di così praticamente di fuga, aver perso per 2 centimetri mi secca molto, diciamo, però O'Grady è un corridore molto in forma, ha avuto già la maglia gialla, diciamo è andata così, ci tenevo molto questa vittoria e speriamo di avere un'altra possibilità adesso dopo le Alpi, ci sono ancora due tappe dove si può andare in fuga, speriamo di avere i compagni un po' meno veloci la prossima volta. Rimani ancora un attimo, approfitto per questo colloquio a distanza, non so se riusciamo a fare arrivare il microfono anche a Frattini, la domanda, le condizioni di Ulrich, parlaci un po' del tour di Ulrich, tu che sei sempre al suo fianco. Ma senz'altro è un tour in crescendo, la sua condizione è sempre migliore, speriamo che domani riesca ad accompagnare Pantani vincente sulle Dos-Alp. Ok, ciao. E per la maglia verde, Zabel, siete sempre in testa, un lavoro incredibile, oggi ti abbiamo visto nell'insolita funzione del barista quando sei arrivato con tutte le borracce. No, per me non è l'insolita funzione, è uno dei compiti che devo fare, anche perché oggi mi hanno dato una giornata di riposo dopo un paio di giorni di problemini di salute. Va bene che tu hai fatto esperienza in Germania vincendo il Gran Premio di Francoforte, col tedesco come te la cavi? Benissimo, come col giapponese. Senti, secondo te qual è la tua tesi sui chili che aveva preso in abbondanza Ulrich quest'inverno? Ci gridiamo. Allora, come mai hai ingrassato tanto Ulrich quest'anno? Ma senz'altro, sai, ci sono tante metodologie di allenamento. Lui ha pensato di fare un po' di allenamento con l'handicap. Ok, ciao. E intanto vediamo Pevenage. Vediamo, vorrei pregare Giovanni Bruno di ribadire quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, perché ho sentito la tua voce però non ho capito quanto tempo abbiamo ancora a disposizione. Ok, allora O'Grady ha vinto la tappa battendo lo sprint Calcaterra, Rodriguez, Van Bon, Maider, Nielsen, Debien, poi in settima posizione Ghedona 8.27, sempre a 8.27 Diaz giusto, volata per il nono posto a 10 minuti Zabel e Svorada. Una domanda a Calcaterra, poi chiudo velocemente. Piepoli, cosa farà domani Piepoli? No, domani Piepoli lo vedremo sicuramente l'attacco con, spero con Pantani, che riescono a riaprire un po' questo tour, lui sta bene e domani può dare sicuramente una mano a Pantani per riaprire questo tour. E l'ex maglia giallo, un vantaggio che potrebbe anche essere incolmabile, perché Pantani ci ha dimostrato, lo ha dimostrato al Giro d'Italia, che con un cronometro anche nella penultima tappa, con un cronometro lungo e difficile, può avere ancora sufficienti energie morali e atletiche per resistere all'attacco di uomini più forti di lui a cronometro. Adesso c'ha i copertoni, c'ha i tubolari di giallo, domani ci avrà anche la maglia completamente di giallo, sta facendo veramente qualcosa di straordinario.
è scattato, non si è mai visto davanti nella Croix de Fer, né nella Croix de Fer né sul Lotaré. Quando è venuto davanti, intanto sta riprendendo il gruppo di Piepoli e di Grande Ulrich, un Pantani che è... Eccolo qua, testa della corsa, primo piano di Marco Pantani. In questo ciclismo di super specializzati ormai prima c'erano i corridori da corsa tappe, poi per una sola corsa tappe Pantani ha avuto il coraggio di presentarsi a questo Tour de France dopo aver vinto il Giro d'Italia. Da molti anni non succedeva questo e sta rischiando grosso di poterlo vincere il Tour de France. Sarebbe un risultato straordinario. Quattro primi continuano ad aumentare il vantaggio di Marco Pantani. In questo momento la strada incomincia a salire, quindi incomincia a tornare un terreno favorevole allo scalatore di Cesenatico. Vediamo, perché potrebbe perdere altri due minuti su questa salita Jan Ulrich. Adesso bisogna vedere come reagirà Bobby Julik, secondo questa mattina in classifica generale, con un vantaggio di circa due minuti su Marco Pantani. Pantani che sempre mani basse sui pedali, sta salendo con un rapporto abbastanza duro, sta salendo con un 17, adesso si è messo seduto e però cerca di rilanciare continuamente ed eccolo Bobby Julik. A questo punto anche l'americano deve uscire dall'attesa, deve dimostrare cosa ha nel cuore, cosa ha nelle gambe. Il secondo in classifica generale parte al contrattacco, quindi a questo punto il duello è fra l'americano e Pantani. Questo americano, una sorpresa, due anni fa comunque ha già ottenuto un buon risultato, arrivò nono nella classifica generale della Vuelta di Spagna e per 12 giorni indossò la maglia come miglior scalatore. Questo ragazzo che nel 93 pagò 50 milioni di tasca propria per correre, per trasferirsi negli Stati Uniti per partecipare alle corse che erano lontane centinaia di chilometri una dall'altra. Doveva passare professionista, poi quella squadra che doveva nascere si sfaldò prima di cominciare. Poi dopo sei mesi se ne tornò a casa distrutto, ha detto sono meno di niente. Invece ha avuto il coraggio di riprovarci e è stato ingaggiato prima dalla Chevrolet, una squadra americana, poi dalla Motorola. L'anno scorso faceva parte della Cofidis e nell'ultima settimana, proprio negli ultimi giorni, fece ottime prestazioni al Tour de France. Arrivò sesto a Morzin, arrivò quarto nella cronometro di Disneyland. E notate la differenza tra Pantani che continua a scattare, continua ad alzarsi sui pedali, continua a macinare il rapporto, e un Ulrich ormai in crisi. Merita comunque l'onore delle armi il tedesco, perché quello che ha fatto l'anno scorso, quello che ha fatto due anni fa, rimarrà sempre nella storia del ciclismo. Oggi quindi... prende 7 minuti, può prendere 6-7 minuti perché non va più. Adesso invece Bobby Julik ha visto ormai che la maglia gialla non ha più possibilità, si toglie la mantellina, però mentre Pantani gli ha tolto la maglia gialla. Ora bisognerà vedere come reagisce Bobby Julik. Vuoi dare un'occhiata ancora alla classifica generale per capire quali possono essere le soluzioni di questa finale, di questa tappa? Bobby Julik questa mattina aveva un distacco di 1 minuto e 11 secondi su Ulrich, aveva un vantaggio di 1 minuto e 50 secondi su Marco Pantani. Adesso c'è Bogert, insieme a Bogart mi sembra Roland Mayer. Mentre Julik è a 4 primi e 4 secondi, il gruppo di Ulrich 4 e 41. Allora abbiamo l'americano in rimonta, mentre continua a perdere terreno, ecco, continua a perdere terreno l'ex maglia gialla. È rientrato addirittura Udo Bölz che lo sta attendendo e sta scandendo il passo, però non va più. Mentre è Van de Bover, il numero 96, eccolo lì inquadrato, non riesce a rimanere a ruota Ulrich, invece... a Udo Bölz per contro Pantani continua a scattare, un'azione possente ma anche stilisticamente perfetta. Quando ritorna nella posizione in sella è stilisticamente perfetto come il migliore dei cronomen. Allora eccoci ancora con il gruppo degli
dei corridori della Cofidis è Roland, no, è Giulich che si è tolto il casco, è rimasto solo con il berrettino. Allora Bobby Julich, mentre ormai sempre più pesante è l'azione di Ulrich, sempre più pesante, continua sempre di più a perdere terreno, mentre sempre più brillante, sempre più esaltante l'azione di Marco Pantani. Moltissime, sembra, come vedete, le scritte per i danesi, Bogaert, Hamburger e Riss. Una pedalata che dimostra tutta la fatica, la sofferenza dell'ex maglia gialla. Non crisi c'è niente completa da fare, quest'inverno ha riposato un po' troppo, era cresciuto 15 kg, adesso intanto sta arrivando anche Bjarne-Riis, era cresciuto 15 kg, nei primi tre mesi era uno tra i corridori che andava più piano. Al Tirreno Adriatico dopo 30 km si è ritirato, al Giro dei Paesi Baschi in aprile dopo tre tappe è stato costretto a fermarsi quando era l'ultimo del gruppo. Poi piano piano ha trovato la condizione, però niente, non ce l'ha fatta. Io penso che sia una grossa lezione per Jan Ulrich, e intanto vedete proprio le centinaia di tifosi italiani che stanno applaudendo Marco. Allora, Bjarne-Riis, Jan Ulrich, coppia vincente sino all'anno scorso, era la coppia che trionfava al Tour. Quest'anno li vediamo soffrire, li vediamo in grave crisi. Eccoci intanto l'americano che sta andando molto bene, americano che in questo momento è ancora in seconda posizione, solo che in seconda posizione, parlo di classifica generale, solo che la maglia gialla è passata dalle spalle del tedesco Ulrich al nostro Pantani. Anche lui un po' scomposto, appesantito, però sta salendo ancora discretamente. La fatica comincia a farsi sentire, adesso cerca di guadagnare più secondi, più minuti possibile a questo punto sulla maglia gialla, però adesso rimane secondo in classifica generale perché Pantani ha ancora un vantaggio di 4 minuti su lui, mentre continuano a entrare corridori perché proprio Ulrich non riesce più a cioè ad non andare. Per merito di Bols o Bjarne-Riis, ma per demerito. Siamo a 4 km dalla conclusione, ancora pochi minuti e poi potremo vedere e sapere esattamente il distacco che Marco Pantani è riuscito ad infliggere a Bobby Ulrich e a Jan Ulrich. Eccoci, riscatta ancora, era questo il trampolino di lancio che doveva servire per Pantani qualora Pantani avesse puntato soltanto al successo di tappa, ma Pantani oggi non aveva limitato il proprio traguardo a un semplice successo parziale. Pantani oggi aveva puntato al successo finale al Tour de France. Sì, e in questa giornata è bello sottolineare che vanno completamente a ramengo tutte le grandi convinzioni del ciclismo, dello sport più recente, per cui un corridore che in qualche modo abbia dato già tutto al Giro d'Italia, incidentalmente Pantani l'ha pure vinto, non possa matematicamente pensare di andare a fare un grande Tour de France. Pantani, con il suo modo di correre così istintivo, creativo, basato sul talento, questo modo che è bello anche definire un po' naif, no? Senza molti calcoli, con grandi attacchi su qualsiasi salita, sta riconducendo un po' questo sport alla sua dimensione più bella. Finalmente si può dire, senza paura di essere eretici o di bestemmiare, che una stagione di grandi giri si può fare tutta, completa, ad altissimi livelli. Io non so se Pantani vincerà questo Tour, comunque ha vinto le tappe più difficili che organizzatori un po' miopi gli hanno messo a disposizione, perché gliene hanno messe a disposizione poche rispetto alle cronometro, continuiamo a dirlo, e va ribadito soprattutto se Pantani vincerà questo Tour, perché a quel punto non vorrà dire che il Tour è un Tour equilibrato, vorrà soltanto dire che Pantani ha vinto due volte, perché è riuscito a vincere in un Tour de France che non era assolutamente disegnato per uno scalatore, non dico per Pantani, insomma, che un Tour de France assolutamente squilibrato e sbilanciato per il grande passista della cronometro.
Intanto vediamo che Bogaert sta recuperando, grosso ritorno del campione olandese, adesso lo vediamo nella scia degli uomini della Cofidis. È sempre Bobby Julik che sta tirando, è stato raggiunto da Bogaert. Bobby Julik è a 4 minuti e 30 secondi, a quasi 2 km di distacco. Marco, mentre la maglia ha 5 minuti e 45 secondi, quindi intorno ai 7 minuti prendrà quest'oggi Jan Ullrich. Ecco, 4:31 per Julis, 5:43 per Ullrich. Pensa che Marco non voleva neanche venire a questo tour, se qui il grosso merito è di Giuseppe Martinelli. Martinelli che conosce da molti anni Marco Pantani. Pensa che molti anni fa, quando Marco Pantani era dilettante, c'era una corsa in Emilia, la Bologna Raticosa, una corsa in salita. Marco era un illustre sconosciuto, o quasi, io lo conoscevo perché tra l'altro un romagnolo come me. Io ero lì che mi stavo allenando e dietro a questa corsa c'era Martinelli che era il direttore sportivo della Carrera. A un certo punto mi sono avvicinato a Martinelli e gli ho chiesto: ma cosa fai tu qua? Ho detto: sto seguendo il mio corridore. Ma chi è? E lui, sai, con una... ho detto: non voglio dirtelo, a parte che dopo l'ho capito subito, perché ho detto: chi è Pantani? Lui mi fa: sì, perché mi disse Martinelli, per me Pantani è un grande corridore e sono qui proprio per seguire lui. E difatti passò alla Carrera e Martinelli conosce benissimo Marco Pantani, è riuscito a convincerlo, è riuscito a portarlo a Dublino, e se Marco Pantani vincerà questo tour, beh, un grosso grazie dobbiamo dirlo a Giuseppe Martinelli. Intanto vediamo il gruppo di Ullrich, in coda al quale vediamo Boan Burger, mentre in precedenza avevate visto l'accoppiata composta dallo stato di Sense Iurice e da Bogaert. Intanto non riesce a reggere il ritmo neppure di Bjarne Riis che si volta, incita il tedesco che perde contatto anche da questo gruppetto. Una giornata terribile non solo a livello atmosferico per il corridore tedesco, mentre a titolo così di saggezza del poi, con un tempo del genere tutti avevano detto è un tempo che si adatta a Ullrich piuttosto che a Pantani. Con quando la pioggia, le gambe girano, quando il cervello funziona, non c'è tempo che tenga. E Pantani, ma ecco quello che ti voglio domandare: tutta questa gente che affianca, che corre, non distrae, non infastidisce il corridore. Abbiamo visto Pantani prima, un gesto di stizza, addirittura gli danno delle pacche sulle spalle. Questo non va bene, tante volte danno fastidio le persone che ti affiancano, perché ti urlano nelle orecchie, quindi te sei talmente concentrato, talmente lì per dare il massimo di te stesso, e questo dà fastidio. Poi quelle pacche sulle spalle, è un'immagine bellissima, perché vedete tutti i tifosi, qui c'è una bandiera belga che sventola, tutti i tifosi sono presi, entusiasmati, bandiere danesi, bandiere brettoni, si applaude il campione, si applaude il gesto atletico, il campione affratella veramente tutti. In nessuno sport tutti sono così amici, tutti sono in grado di applaudire il gesto atletico, mentre ecco qua adesso veramente è una sofferenza per il tedesco che ha Bjarne Riis, ha Udo Bölts con lui. Non riesce a tenere il ritmo. Guarda, 6 minuti il ritardo di Ullrich. Pensa che è stato raggiunto adesso Jimenez che ha cominciato questa salita con Pantani. Pensa te quanto piano è andato Jimenez mentre sta soffrendo. Ma di Jimenez l'avevamo detto, Jimenez che era definito il nuovo scalatore, Jimenez che fa sempre degli scatti ma poi perde terreno. Primo piano di grande sofferenza, non è più una sfinge, ci aveva abituato Ullrich a questo primo piano che non esprimeva né gioia né dolore. Per la prima volta vediamo la sofferenza sul volto di questo giovane campione. E dall'altra parte ecco la gioia, il trionfo, il dolore e la sconfitta. In questa immagine
si riassume questa tappa. Scatta continuamente Pantani, lanciato verso il trionfo, perde costantemente terreno. Vedete che Ulrich affianca Bjarne Riis, forse per avere qualche consiglio. Pantani, mi raccontava Fontanelli qualche giorno fa, una settimana fa, perché non riuscivamo a capire se Pantani stesse bene, se stesse male, e Fontanelli in dialetto mi ha detto, ho parlato con Pantani ieri e mi ha detto: Fabiano, sta qui che a sdivertè, nel senso stai qui che ci divertiremo. Quindi per la verità diciamo che ha fatto divertire tutti, perché io penso che in Italia in questo momento siano tutti in piedi ad applaudire, a fare il tifo per questo fuori classe, perché per la prima volta possiamo dire Marco Pantani è veramente un fuori classe. Sino a questo momento abbiamo parlato di lui come un campione, un grande campione. Marco Pantani oggi ha dimostrato di essere un fuori classe. Sta facendo un numero, erano anni che non vedevamo numeri del genere, sta seriamente ipotecando questo Tour de France. Domani c'è un'altra tappa difficile con la Madeleine, con l'arrivo d'Alperville, poi anche tra due giorni un'altra tappa non dura come queste, ma una tappa intermedia, quella che arriva ad Aix-les-Bains. Però ormai Ulrich è fuori classifica, prenderà 7 minuti, forse qualcosa in più. Adesso l'avversario principale sarà Bobby Julich, che ha un'ottima squadra, a differenza di Marco che ha avuto un'ottima squadra al Giro d'Italia e qui al Giro di Francia invece un po' meno. È stata bravissima la squadra in pianura, a parte che nelle tappe in salita non ha avuto bisogno di nessuno perché se l'è sempre cavata da solo. No, soprattutto Juli, che è pericoloso a cronometro, non dimentichiamocelo, che adesso è meglio che cominciamo a spostare la visuale da Ulrich a Juli, perché questo già nella prima cronometro ha fatto molto bene e dunque bisognerà che Pantani cominci a rifilare distacchi anche a lui. Mi rendo conto che gli stiamo chiedendo l'impossibile, ma è lui che ci ha abituati a queste pretese, se le mantiene gliene saremo tutti grati. Ed eccoci con le telecamere fisse. Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa 15ª tappa, che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida, una tappa nella quale, ripetiamo, Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe, ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio, perché per attaccare a 40 km più o meno dalla conclusione, a 50 km dalla conclusione, bisogna avere nervi saldi, cervello fresco e grandi gambe, grandissimo. Soprattutto grandi gambe, ci ha sempre creduto, non ha mai avuto paura e adesso è qui che sta facendo addirittura la volata per guadagnare più secondi possibili. Concentratissimo, è la seconda vittoria per Marco Pantani dopo il knockdown nel primo arrivo in salita, il KO in questo secondo arrivo. Continua a scattare soltanto subito dopo aver superato la linea del traguardo. Marco Pantani si concede il gesto del trionfo, ha voluto guadagnare più tempo possibile, ha avuto ragione, perché in queste condizioni, con una tappa come questa, bisognava continuare a pedalare fin sulla linea. Appena superato la linea ha alzato le braccia ed ecco che la regia ci ripropone la grinta, la voglia di vincere di questo romagnolo bersagliato dalla sfortuna. Allora, il suo vantaggio, il suo distacco questa mattina da Jan da Bobby Julich era di 1 minuto e 50 secondi. Splendido questo primo piano. Tra l'altro è seconda vittoria per Marco Pantani a questo Tour, è la quarta volta che viene al Tour. La prima volta è stato nel 94, dove non vinse nessuna tappa e arrivò terzo, poi è venuto nel 95 dove ha vinto 2 tappe e si è classificato 13° e l'anno scorso ha vinto 2 tappe e si è classificato 3°. Ecco Massi e Descartini. Allora, pronto penna e foglio di carta per analizzare non solo il risultato di questa tappa, ma i possibili risvolti per le prossime tappe. Allora, Escartin, uno spagnolo con Massi, attenzione, non penso che erano anni
che gli italiani non avevano la maglia gialla e la maglia a pois. Veramente un risultato incredibile, un trionfo per gli italiani. Maglia gialla per Pantani, aumenta il vantaggio in classifica generale. Massi che coglie il secondo posto. Doppietta, è veramente trionfo. Troppo forte Massi, è andato in fuga questa mattina e poi si è fatto raggiungere e adesso ha staccato tutti gli altri. Bravo. Allora, 32,99 la media, 5,43,45 il tempo finale, 1,58 per Massi, 2,2 per Escartin, mentre ecco che arriva Rinero. Mi raccomando, i tempi e i distacchi, mentre notate sulla destra potete seguire il vantaggio di Pantani, sulla destra vedete continua a scandire il microfono il vantaggio di Pantani. Ecco che arriva Rinero, ottimo interprete di questa tappa, era stato lanciato forse con la speranza che potesse fare da punto d'appoggio per Bobby Ulich. Conquista la quarta posizione con un ritardo di due primi e attenzione, vediamo, 2,50, non è ancora arrivato, eccolo qua, 2,58 il ritardo di Rinero, 2,58, mentre la regia vi ripropone un precedente primo piano. Ora è ufficialmente maglia gialla, nuova maglia gialla Marco Pantani. Ed ora la regia ci ripropone la registrazione del primo piano di Ulrich, ci ripropone l'arrivo di Pantani, Pantani che ha trionfato in questa quindicesima tappa, che non solo ha vinto ma nella quale ha conquistato anche la maglia gialla. Ecco l'ultimo sforzo, la grinta e poi finalmente si può tirare un sospiro di sollievo. Visto in vola, ha fatto praticamente la volata, ha chiuso gli occhi, ha dato tutto fino all'ultimo metro, la carica, la tensione, tutto quanto è venuto fuori in questo arrivo. Ed ecco ancora lo merita, mentre vedete sorridente anche il patron del Tour de France, aveva detto grazie a Pantani questo tour non è finito in una noia mortale, grazie a Pantani non solo da parte di Jean-Marie Leblanc ma da parte di tutti noi. Intanto i distacchi diventano abissali, sono già passati 4 minuti e 30 secondi e Bobby Ulich non si vede ancora. Quindi in classifica generale comunque Bobby Ulich dovrebbe mantenere la seconda posizione. Ecco, che eccolo qua che sta arrivando lo statunitense Bobby Ulich. 4,45, vedete il tempo sulla destra, il distacco dello statunitense. Statunitense che aveva un paio di minuti di vantaggio. 1,50. 1,50 di vantaggio nei confronti di Pantani questa mattina. E ora arriva con un ritardo che sfiora i 6 minuti. Doveva essere. Sta cambiando rapporto, vedete. A testa, doveva essere il testa a testa tra l'americano e il tedesco. Tra i due si è prepotentemente inserito Marco Pantani, che ha veramente sbancato il Tour de France. Continua ad aumentare il ritardo di Bobby Ulich. Vedete, siamo al limite ormai dei 6 minuti nella scia dell'americano, mentre sventola la bandiera statunitense. Vediamo il campione, allora 5,44 il ritardo dell'americano, mentre ecco Bogaert, mentre ecco che arriva Serrano. Peccato, si è interrotto il cronometraggio proprio con l'arrivo di Bogaert. Vediamo il ritardo di Serrano, 6 primi e 4 secondi. Allora a questo punto Marco ha poco meno di 3 minuti in classifica generale di vantaggio sul secondo, che rimane Bobby Ulich. Quindi poco meno di 3 minuti di vantaggio in classifica generale, ripeto. Avevamo cercato
di convincere anche Pantani che in questa tappa, per poter vincere, per poter sperare di vincere il Tour, doveva dare un distacco pesantissimo, mentre ora ha tagliato il traguardo Robin. Poi ecco che arriva Luc Leblanc, ecco che arriva Piepoli, ecco che arriva Di Grande, ecco che arriva Casero, mentre non è ancora arrivato il campione tedesco. No, perde ancora terreno Ulrich in questa giornata terribile, indimenticabile per Pantani, il giorno del trionfo, indimenticabile per Ulrich il giorno della disfatta. Doveva essere la tappa per la vittoria di Pantani, nessuno pensava forse a un trionfo di così pesanti proporzioni, doveva essere una tappa di contenimento per il tedesco, è stata una disfatta. Allora, ufficiosamente Pantani dovrebbe avere poco meno di 3 minuti di vantaggio su Bobby Julik, che rimane secondo in classifica. Terzo si dovrebbe posizionare Escartin con all'incirca 6 minuti di distacco, poi Boger con 6 minuti e 20 secondi. Intanto è arrivata Van der Voer e Verein in questo gruppetto, arriva un altro casino, dovrebbe essere Boamburger, mentre ecco Bolz, Riss e Ulrich. È arrivato anche Farazein. Peter Farazein non riesce a reggere il ritmo neppure di Udo Bolz e di Bjarne Riis. 8 minuti il ritardo del tedesco, dell'ex maglia gialla. Oltre a Pantani e Massi bisogna anche fare un elogio a Piepoli e Di Grande, si sono distinti in una tappa così dura, così difficile, e questi due giovani hanno fatto veramente una ottima tappa. E il ritardo di Ulrich è al limite dei 9 minuti. Ecco che è arrivato Hamburger, ecco il trio della Telecom. Che crisi, con Bjarne Riis che non molla assolutamente Ulrich che taglia con 9 minuti di ritardo. Allora, vogliamo riepilogare per riepilogare la situazione? Allora, la situazione adesso: Ulrich, che questa mattina aveva 3 minuti di vantaggio, si porta in quarta posizione, quarta e quinta posizione, con un distacco di 6 minuti da Marco Pantani, nuova maglia gialla. Bobby Julik rimane in seconda posizione con un distacco poco inferiore ai 3 minuti, mentre per la terza posizione sono in ballottaggio Escartin, Boger e lo stesso Rinero, che tutti sono su un distacco di 5 minuti 45, 6 minuti. Ha avuto ragione Rai Sport quindi a proporvi per intero questa tappa, una tappa che è ormai una pietra miliare nella storia del Tour, una tappa indimenticabile, una tappa che ci consegna un grandissimo campione, Marco Pantani. Sarebbe stato facile per lui tentare l'attacco solo sull'ultima salita, ma Marco Pantani evidentemente aveva programmato oggi l'attacco a fondo, la maglia gialla a Marco Pantani. Stava sbagliando anche a metterla, perché non ha la cerniera davanti, sono maglie da premiazione, quindi ha cercato di metterla nell'altra maniera, perché appunto è la prima volta che Marco indossa una maglia di leader alla Tour de France. Non ha mai indossato né maglia a pois né tantomeno una maglia verde. Facciamo gli scongiuri del caso, erano 33 anni. 33 anni, e l'abbiamo detto proprio a Dublino, quando ci venne a trovare Felice Gimondi, e io gli chiesi: ma non può darsi che, come 33 anni fa, quando tu venì, quando Gimondi andò al Tour all'ultimo minuto, quindi nessuno si aspettava il successo, e che Pantani ripercorre la tua stessa strada? Era arrivato terzo Gimondi al Giro vinto. Pantani non le raggiungerà mai, perché in salita, essendo più leggero, ha bisogno solamente di 350-360 watt. Però in pianura è la stessa cosa. Pantani riesce ad andare ugualmente a 350 watt, l'altro va a 450, ed essendo pianura dove il peso conta pochissimo, è naturale che va più forte. Quindi l'unica possibilità che ha uno scalatore, un corridore leggero, di andare a cronometro è quella di avere una posizione aerodinamica ottimale e puoi allenarti un pochino, ma secondo me non devono andare a
a scalfire quelle capacità, quelle caratteristiche. E difatti Pantani è qui che sta vincendo, anche se a cronometro non va. E sono rimasti in 5 gli inseguitori. Bjarneris forse non aveva forato, ma doveva essersi staccato, perché nella inquadratura precedente, ecco intanto che passa Tati, ecco che passa il campione degli Stati Uniti, ecco che passa Fontanelli, poi Mazzoleni, poi Roscioli, poi ecco Mori, poi Simone, la maglia verde di Zabel, Fornaciari, poi Zanini, eccolo qua, Zanini che aveva portato la maglia di leader, e in ultima posizione di questo gruppo Brasi. Mini Sport con il tedesco e l'italiano sempre insieme aumentano il vantaggio. Notate il differente colpo di pedale tra Ulrich e Pantani, netta la differenza di peso ma anche d'altezza. Sì, Pantani 1,72 m, 1,71 m, Ulrich è 1,84 m. Però è proprio più massiccio, più muscoloso, ha delle grosse masse muscolari, a differenza di Pantani invece che ha delle gambe che quasi il muscolo non si vede. Quando hai cominciato a farti notare come scalatore? Ricordiamo che tra i dilettanti aveva vinto alla grande un Giro d'Italia che era stato pure vinto, viene chiamato il Giro d'Italia Baby, anche da Piepoli e da Di Grande. Ha cominciato subito una forte in salita, anche se la prima corsa vinta da lui fu un circuito completamente pianeggiante in fuga da solo, quindi completamente agli antipodi al Pantani che stiamo vedendo nei professionisti. Ha vinto una volta sola in volata, o comunque non da solo, è stato quest'anno nel mese di marzo, un arrivo in salita, ha battuto in volata Alberto Elli, del resto ha sempre vinto da solo, ha vinto 6 tappe al Tour e ha vinto 4 tappe al Giro d'Italia. 1,21, vale dire i numeri di Ulrich e di Pantani, 1,21, ambo secco sulla ruota di Albertville, mentre il gruppo di Ulrich continua a perdere terreno. Naturalmente in discesa vanno meglio, hanno meno problemi, mentre vedete in ultima posizione Elo, che si è portato sul gruppo di Giulich, anche Robin mi sembra è ritornato nel gruppo e adesso Elo cerca di fare un po' di stretching, di allungare un po' la muscolatura ormai distrutta perché è stato in fuga tutto il giorno, però è stato molto bravo Elo. Dovrebbe apparire tra poco anche Bjarneris nell'inquadratura dall'alto, abbiamo visto che Bjarneris era nella scia di 3 corridori che inseguivano, poiché gli inseguitori di Ulrich e di Pantani erano in 5, chiaramente dovevano esserci degli altri ritardatari, quindi se c'è stata foratura oppure se ha forato le gambe, vedremo tra poco se Bjarneris arriverà o meno. Sono 9 adesso gli inseguitori e difatti vedete sta perdendo questo gruppetto, ed è evidente che sta perdendo perché prima erano in 5, adesso sono in 9, cioè chi era staccato è riuscito a rientrare. Ormai siamo però alla conclusione di questa discesa, Pantani ha sbagliato un po' questa curva, un po' troppo largo, Ulrich invece l'ha affrontato in modo migliore, però è davanti che sta aiutando in questo tratto Ulrich. Velocità e rapporti. Ma adesso non è che stanno andando fortissimo perché escono da un tornante, adesso stanno andando 57-58, ma sta aumentando la velocità. Attenzione Pantani un po' lungo. Ha rischiato molto in questa curva. Sì, ma si è visto subito. Alla fine della discesa? Ma siamo ormai alla conclusione della discesa, penso che se non è conclusa comunque poco ci manca, perché vedete la strada è larga, è tornata larga, è conclusa il tratto più impegnativo e Pantani comunque continua ad andare in agilità, però adesso è un po' provato Marco, vedi ecco come ha sbagliato, era troppo all'interno e dopo non poteva curvare, mentre Ulrich più all'esterno ha potuto tagliarla meglio e prenderla in modo migliore. E ha avuto la fortuna di non sbattere nei piedi di quei 3 signori che erano gli unici seduti sul marciapiede e quindi invadevano la sede stradale. Eccoci con il tedesco scatenato ancora nella sua scia, la maglia gialla, ecco che arriva il direttore sportivo, quali consigli? Ma gli ha chiesto se voleva dell'acqua, anche se non so effettivamente se a questo punto può dare una borraccia, come regolamento
le ammiraglie non possono dare né borracce né alimenti negli ultimi 20 km, stanno continuando a parlarsi, però mi sembra che Pantani non riesca molto a dargli manforte qui in pianura. Difatti Ulrich forse gli chiede il perché non tiri. Ulrich, la chiacchierata è un po' lunga stavolta. Perché secondo me gli ha detto... Comunque mancano, difatti ecco, mi stavo dicendo, ma è meglio che si tolga il giubbetto, questo qui non è un giubbetto impermeabile e fra l'altro l'ha anche buttato via. Sono un bel cadeau per i tifosi che seguono in finale. Anche ieri ha buttato quello dalla maglia gialla, non sono giubbetti impermeabili, sono giubbetti che i corridori usano ad inizio stagione, comunque quando la stagione non è proprio calda e hanno la possibilità, essendo così smanicati, di dare un po' di... non è che ti blocchino completamente il corpo. Ecco che Pantani sta parlando con Godefroth. Anche evidentemente perché tra i due si intendono meglio, perché Godefroth parla benissimo l'italiano. Esatto, quindi ha parlato con Godefroth. Ulrich non sa assolutamente l'italiano, sa pochissimo l'inglese, parla solo tedesco. Secondo me Pantani gli ha detto: guarda, io non tiro anche perché voglio risparmiarmi, però ti prometto che non farò la volata. E intanto vedete che mentre Pantani parla, Ulrich ha proprio l'espressione di chiedergli: ma cosa stai dicendo? A questo punto, visto che non si riesce a concludere il discorso, Pantani in coda, parla con Godefroth, che avendo corso in Italia con la Salverani alle dipendenze di Luciano Pezzi, ha vinto tra le altre cose la Parigi-Roubaix. Godefroth era più disponibile a capire le intenzioni tattiche di Pantani. Mancano 13 km all'arrivo, quindi ancora una ventina di minuti di corsa. Ulrich, quando passa in testa, aumenta di molto la velocità, Pantani un po' meno, anche perché prima di tutto non ha nessun interesse a morire per guadagnare più secondi possibili. Secondo, l'altro è molto più forte in pianura che Pantani. Ecco, può darsi che gli abbia detto: guarda, stai tranquillo, tira pure tranquillamente, lo abbia rassicurato sulle sue intenzioni, non ti ostacolerò in volata. Quindi ecco che adesso è... No, ha detto di no Pantani. Vedi, ha detto di no. Secondo me anche Ulrich comincia a essere stanco, cerca l'aiuto di Marco Pantani. Secondo me non è un po' provato adesso, ecco Pantani. Che arriva Pierre Maurice.